Un nuovo inizio anche per il campionato italiano Rally Autostoriche, che apre la terza edizione del 2023 come di consueto con il 13° Historic Rally delle Vallate Aretine. Attenzione, qui c'è il gara organizzata dalla scuderia Etruria Sport e che ha toccato gran parte della provincia di Arezzo Caselle nel primo pomeriggio di venerdì. Angelo Lombardo e Roberto per vincere. Gli oltre 80 concorrenti si sono sfidati nel doppio passaggio sulla Rosina prima di terminare la prima tappa del rally, che nella giornata successiva ha regalato non pochi colpi di scena lungo i chilometri della Portole e della Rassinata. Destra 4, chiude 2, tieni per arrotonda due volte, sinistra 3, 50 al muretto, destra 2, gira, tieni 50. Ad aggiudicarsi la prima vittoria dell'anno è stato Matteo Musti al volante della Porsche Carrera RS con Simone Brachi sul sedile di destra. Il pilota di Voghera, sempre molto vicino ai vertici della classifica assoluta, nonché in quella relativa al secondo raggruppamento, ha interrotto la serie di vittorie di Angelo Lombardo, vincitore della gara toscana lo scorso anno e campione in carica nel trofeo conduttori assoluto e di raggruppamento. Il pilota di Cefalù è infatti stato costretto a ritirarsi a seguito di una uscita di strada in PS5 a causa di un problema all'acceleratore della sua Porsche Carrera RS, condivisa con Roberto Consiglio. Mi fa molto piacere quest'anno aver vinto Arezzo, dopo che l'anno scorso era durata veramente poco la gara, l'abbiamo preparata bene e oltretutto quest'anno ho debuttato con un ragazzino veramente bravo, Simone, che si merita tutta questa vittoria, e Mimo Guagliardo che mi fa sempre assistenza tecnica e consigli per il motore. Grazie anche a lui, perché comunque la macchina va veramente forte, affidabile, e tutti i miei ragazzi, mio padre, il motorista e tutti sono veramente, veramente contento soprattutto per loro, perché danno l'anima e fanno tanti sacrifici per darmi una macchina perfetta ogni gara. Posizione nel... Altra sfida invece per Walter Pierangioli, tornato in carreggiata con la Ford Sierra Cosworth, già protagonista nel round di apertura del campionato italiano Rally Terra Storico 2023, al terzo rally storico Valle del Tevere disputato lo scorso febbraio. Taglia, sinistra 4 stai, in destra 3 più, per taglia subito, sinistra 4 meno, apre, lunga stai. Il driver di Montalcino, navigato da Sauro Farnocchia, conquista la piazza d'argento assoluta ed il primato nel quarto raggruppamento. Gara di certo non facile dovuta ai problemi tecnici riscontrati alla propria vettura, ma Pierangioli ha saputo affrontare nel migliore dei modi. Dai, c'è avuto un po' di problemetti già da ieri, però tutti risolvibili e si poteva essere un po' più avanti, ma va bene così. Musti è andato fortissimo, anche gli altri sono andati tutti bene, forti, e noi abbiamo fatto il possibile, dai. Completa il podio assoluto l'altra Porsche di secondo raggruppamento di Marco Bertinotti e Andrea Rondi, rientrato nel Ciras dopo le due apparizioni nella passata stagione al rally storico Campagnolo e rally Lana storico. Ieri sera, seconda prova, abbiamo toccato e toccando il pneumatico abbiamo compromesso il cambio e quindi ci siamo portati un po' avanti durante la gara. Poi grazie alla Pentacar siamo riusciti a sistemarlo per il secondo giro, e il secondo e terzo giro è andato veramente bene, siamo riusciti a fare i tempi che volevamo e arrivare al podio inaspettato. Chiude ai piedi del podio Andrea Smiderle, affiancato da Alberto Bordin su Ford Sierra,
al quinto posto, siglato da Matteo Luise, per l'occasione navigato da Matteo Zaramella su Fiat Ritmo 130 Abarth. Di 4 corta no interno, A5 lunga 20, di 2 gira. Di 5 a 5 corta, a 2 gira. Di 5 lunga 20, a 4 mossa. Un ottimo risultato per il pilota di Adria, tornato a competere sugli asfalti del tricolore, con un occhio di riguardo per la classifica di quarto raggruppamento, dove adesso occupa la terza posizione alle spalle di Pierangioli. Prova dopo prova abbiamo preso il passo, era un po' che, sai, l'inverno così, 3-4 mesi fermi, e siamo andati sempre migliorando tutti i tempi di tutte le prove. E veramente sono veramente soddisfatto della gara che abbiamo fatto, abbiamo portato a casa per noi un bel risultato in ottica di campionato. La gara è bellissima, è una gara che mi piace tanto, è andato tutto bene, siamo contenti. E sarà l'epilogo della giornata. Sesto posto per Oreste Pasetto in coppia con Marina Frasson su Porsche Carrera RS, davanti all'equipaggio sul Lancia 037 composto da Enrico Bonaso e Niccolò Lazzarini, al debutto della gara, inaugurante la serie nazionale riservata alle vetture storiche. Fortunatamente sono entrato nella top 10, speriamo che continui così nel resto del campionato, ecco. Lotta serrata anche nel terzo raggruppamento, che ha visto sfidarsi la Porsche 911 SC di Natale Mannino e Giacomo Giannone, ottavi assoluti, e l'Opel Kadett GTE di Tiziano Nerobutto in coppia con Giulia Zanchetta, detentori della nona piazza assoluta, davanti alla Ford Sierra Cosworth del quarto di Alessi Tricoli. I due rivali hanno quindi ripreso da dove avevano lasciato. Nel 2022 hanno chiuso il campionato rispettivamente al secondo ed al terzo posto nella classifica di raggruppamento, a suo tempo vinto da Beniamino Lopresti. In vista campionato questa è un'ottima vittoria e speriamo che vada tutto bene. Mi dispiace solo per i miei avversari, che oggi qualcuno ha avuto qualche problema, ma va bene uguale. E in tutto questo vorrei dire che abbiamo trovato le strade bellissime, ci eravamo un attimino scoraggiati mercoledì. Quando siamo arrivati qua abbiamo trovato la neve, cosa a noi che non abituate, e quindi va bene così, è andata benissimo, grazie. Sì, è un risultato inaspettato, perché siamo venuti qua con la piccolina, però qualche defezione, qualche acciacco di qualcun altro, del mio amico Beniamino soprattutto, mi ha permesso di fare questo ottimo risultato. Comunque abbiamo fatto una bellissima gara, sempre all'attacco fino all'ultima prova. Interessante anche la situazione nel primo raggruppamento, dove firma la vittoria la Porsche 911S di Giuliano Palmieri, navigato da Lucia Zambiasi, pronto a difendere il titolo, conquistato nella passata stagione. All'inseguimento troviamo l'altra Porsche del diretto rivale Antonio Parisi, in coppia con Giuseppe D'Angelo, che lo scorso anno avevano ottenuto il primato di raggruppamento nel Rally Aretino, proprio davanti al modenese portacolori del team Bassano. Siamo impegnati, l'ultima prova, insomma, è andata bene, però è stata una bella lotta. Complimenti tanti anche a Parisi e a Giussi. E, insomma, per essere la prima di campionato è stata bella sudata, insomma. Purtroppo all'ultima prova, prima dell'ultima eravamo in vantaggio di pochi secondi, purtroppo l'ultima col buio eccetera non ce l'abbiamo fatta. Diversi ritiri, oltre a quello di Lombardo, che hanno caratterizzato il rally Vallate Aretine, tra cui quello di Lucio D'Azzanche. Una gara sfortunata per il valtellinese, navigato da Lorenzo Granai su Porsche Carrera RS della RO Racing, che ha alzato bandiera bianca in PS6.
Ripartite le sfide anche per i protagonisti del trofeo a 112 Abarth Yokohama, che al Vallate Aretine ha visto trionfare l'auto bianchi di Ivo Droandi e Stefano Jerman, seguiti da Droandi Torricelli e Fichera Pagliaro. Tante le emozioni che ha regalato la prima gara della stagione. Una stagione che, visti i presupposti iniziali, si prospetta ricca di sorprese e che terrà di certo gli appassionati con il fiato sospeso fino alla fine. Archiviato il primo round del 2023, il campionato italiano Rally Autostoriche atterrerà in Sardegna, che dal 14 al 16 aprile ospiterà la sesta edizione del rally storico Costa Smeralda.